cultura vista oggi in maniera digitale, con tutti gli aiuti che possono venirne, con tutti i sistemi di enfatizzazione della realtà, diventa veramente il futuro. Noi stiamo arrancando in questo settore, anche se nella nostra realtà produttiva ci sono aziende che producono software, che producono strumenti in questo ambito, però ancora la realtà museale, espositiva, retina, che ha una matrice classica e una matrice antica, non ne fa parte, non ne sta utilizzando appieno le grandissime potenzialità. Allora quel milione potrebbe servire a questo? Ora, questo io non lo volevo dire, quel milione a cui lei fa riferimento è il contributo del Ministero dei Beni Culturali alla città, che si aggiudicherà la nomina di Capitale Italiana della Cultura nel 2021, alla quale concorre Arezzo, come sapete, tra i tanti. Tra l'altro ho saputo che ci sono state importanti defezioni, quindi non siamo più 44 gatti, ma siamo molti meno. E quindi la strada che abbiamo davanti purtroppo è molto breve. Dobbiamo presentare il dossier entro il 2 di marzo, dopodiché ci sarà circa un mese di tempo e verranno individuati 10 finalisti e poi la nomina finale. È un percorso, io dico a ostacoli, nel senso che il tempo gioca stavolta a nostro sfavore, perché abbiamo poco tempo per mostrare tutta la potenzialità della nostra città, anche se devo dire che il percorso che ci avvicina a questa, che io spero possa essere una nomina per la città, non ci deve far portare Arezzo su quel tavolo in maniera autoreferenziale per dire chi siamo. Chi siamo ormai lo sanno quasi tutti. Che cosa possiamo fare con la cultura? Questa è la grande sfida. Qual è il messaggio che vogliamo lanciare? E questa sarà una sorpresa di cui daremo conto all'intera città e anche alle vallate che ho coinvolto in questo percorso, diciamo da qui a una quindicina di giorni. Siamo impegnati fortemente in questo momento con la Fondazione Virtù d'Arezzo a svolgere il compito di preparare il dossier. Di testimonial ce ne sono già diversi, ma non ve li voglio svelare. Vi dico soltanto che l'art director di questa operazione, cioè colui che ne curerà più di altri l'immagine, anche contenuti per certi versi, ma soprattutto l'immagine, è un personaggio internazionale che risponde al nome di Beppe Angiolini. Quindi lui è il nostro, io non dico testimonial numero uno, il frontman, esattamente.